Durante il recente Ubisoft Forward abbiamo finalmente potuto dare uno sguardo approfondito a Star Wars Outlaws, il nuovo titolo di Star Wars targato Ubisoft. Allora, titolo interessante, il cui unico problema, come vi dicevo durante la live e poco dopo, è quello di essere stato in qualche modo svelato al mondo nello stesso periodo di Starfield. E so partiti subito con i paragoni, è meglio uno, è meglio l'altro, sono due cose secondo me profondamente diverse, per fortuna aggiungerei, perché possono serenamente coesistere e in questo video che starete vedendo dopo Avatar sicuramente, dopo l'approfondimento di Avatar, vorrei andare a ripercorrere un po' quello che si è visto, eventualmente andare a notare certe cose di cui non abbiamo parlato in precedenza e soprattutto andare a vedere un po' che tipo di esperienza ci attende, perché c'è un po' secondo me di incertezza su quello che effettivamente sarà questo Star Wars. Non voglio rivedere tutto in silenzio per poi commentarlo dopo, perché in questo caso diciamo che è molto chiaro, ma vorrei commentare man mano che ce lo vediamo. Quindi intanto avvio e poi continuiamo con la nostra chiacchierata. Però ripeto, è un titolo che arriva in un momento secondo me adatto, perché è una storia particolare, chiaramente originale, non è legata strettamente a uno dei film, a una delle serie, che è una cosa positiva. Non racconta nulla riguardo ai Jedi specificatamente, per quanto chiaramente immagino ci saranno, ma è una storia ambientata in quell'universo, con un personaggio più normale, e di conseguenza rischia di offrire finalmente, e rischia nel senso più bello del termine, una prospettiva più umana del mondo di Star Wars, per quanto Star Wars sia un universo meraviglioso. Però, allora, in questa presentazione, la prima parte non mi ha fatto impazzire, perché è quella che secondo me mette in luce i limiti più evidenti, o quantomeno le caratteristiche meno riuscite per ora di un progetto ancora a caro amico, come si suol dire, però tra la botta in stile Watch Dogs per stordire il nemico e poi uno shooting, come vedremo, non proprio indimenticabile per vari aspetti, credo che sia un inizio non proprio. Andando avanti, le cose cambiano. Appunto, qui potremo usare questa nostra creatura per anche distrarre un po' eventuali nemici. E questo è l'elemento che un pochino mi ha fatto dire, la solita IA. Però da questo punto di vista mi aspetto dei miglioramenti sostanziali col passare del tempo. La cura per i dettagli non mi dispiace, sembra che effettivamente questo sia il progetto che tecnicamente sta più avanti fra quelli che Ubisoft sta portando avanti. E meno male, perché con Star Wars credo non si possa fare nulla di diverso. Il discorso dello shooting, come vi dicevo, è l'unica cosa che spero tanto possa essere rivisto, perché lo trovo un pochino legnoso e anche impoverito da un'IA che non sembra proprio super reattiva. Cioè, né il modello di puntamento, né tantomeno i nemici che poi ci portano a metterlo in atto, a utilizzarlo, fanno vibrare in maniera particolare. Cioè, non sembra esserci grande rinculo, e onestamente trovo che un gioco così necessiti di fasi di combattimento un pochino più intense, un pochino più dinamiche. Ecco, è una prima parte di presentazione che denota una leggerissima mancanza di dinamismo, per quanto scoppi tutto quello che vi pare. Però ecco, credo che qui forse dovranno lavorarci un pochino. Però resta il fatto che l'impatto è positivo, interessante. Dovremmo approfondirlo chiaramente questo padalamano, però ci sono degli spunti intriganti. Quello che voglio tanto approfondire è il contesto open world, perché qui uno può immaginare tanto, ma poi concretamente ci hanno detto poco. Il contesto a livello estetico credo che sia quanto di più fedele ci si possa aspettare da un gioco di Star Wars. Spero e immagino ci saranno parecchi inseguimenti che non mi sono dispiaciuti. Questi, anche per il discorso questo specie di bullet time, lo trovo carino. Cioè, queste cose, un po' come i quick time events tanto criticati di Final Fantasy XVI, servono nelle sequenze narrative, nelle sequenze poi servono queste, cioè aiutano a entrare un po' nel mood. Però, ecco, spero che il mondo sia vivo, che è una cosa che mi trovo a dire spesso ultimamente. Ho bisogno di universi vivi, che si percepiscano come
qualcosa di effettivamente attivo, a prescindere da noi. Cioè, quello che nell'open world a me non piace è sentire che se non mi muovo io è tutto fermo. Ecco, spero che comprendano l'importanza di dare al contesto di Star Wars una vita, a prescindere dalla nostra presenza, dalle nostre azioni, da quello che faremo. E questo lo si può vedere poco per adesso. Però gioco forza sarà un gioco che per forza avrà tanta varietà di contesti, situazioni, personaggi. Mi è piaciuto tanto che abbiano fatto tantissimi richiami. Cioè, ecco, qua un attimino mi fermo perché voglio dire questa cosa con calma. Essendo un fresco nuovo fan di Star Wars, perché abbiamo con Elisa di recente recuperato tutti i film, per cui siamo finalmente in pari, sto apprezzando tanto la cura per i dettagli. Ce ne sono tanti di dettagli. Adesso non voglio soffermarmi su tutto, ma ci sono tantissimi dettagli che testimoniano quanto effettivamente siano attenti a voler ricreare nei minimi aspetti quello che è l'universo di Star Wars. E lo vedremo ancora di più nello spazio, più avanti. Però qui arriviamo al punto che a me è piaciuto di più, quello che potrebbe veramente fare la differenza. Allora, sappiamo che avrà un sistema di taglie, di allarme della polizia tipo GTA, ecco, non mi viene il termine. Però, per quanto quella sia una cosa da approfondire, perché bisogna capire come, quando, perché, come sarà regolato, mi piace molto l'impostazione scenica, la regia dei filmati, se dovesse essere tutta così, ragazzi, potrebbe veramente diventare una produzione molto affascinante, a patto che la scrittura sia all'altezza, però, chiaro, quello è un aspetto che non possiamo trascurare, ma qui, questo è il punto che a me stuzzica di più, quello delle scelte. Perché qui ci viene concessa la possibilità di scegliere se corrompere il nostro interlocutore oppure no. E qua lascio andare un attimo. She's good. Who's this? Just a friend. Join us. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Hey, these are toys. They're investments. Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Allora, qui noi possiamo scegliere se corrompere oppure no. Lei decide di non corrompere e dunque ne paga le conseguenze con un valore ricercato che aumenta, ecco, diciamo così, ma avrebbe potuto corrompere. Ora, io mi auguro con tutto il cuore che le conseguenze di questo tipo di scelte non siano puramente a brevissimo termine, perché lì tu comprendi la grandezza del progetto. Se si limiterà tutto alla scelta scenica che ha delle conseguenze da lì a 5 minuti. Se dovesse svilupparsi un progetto in cui la scelta ha un effetto a medio termine, non dico a lunghissimo termine, non vuole essere Mass Effect questo gioco, però a medio termine o comunque che si possa ricordare, cioè della serie, in questo caso decidiamo di non pagare la tangente, siamo costretti a fuggire, mi piacerebbe che il gioco ci riportasse qui per una serie di eventi e che tornando qui ci siano delle conseguenze di ciò che abbiamo scelto, per cui tornando qui tu sai che lì sei ricercato, mentre magari pagando la tangente non sei ricercato. Però ecco, cose che non siano semplicemente il ah sei ricercato, scappi, torni, nessuno si ricorda più niente. Quella è una cosa molto vecchia scuola che credo adesso dovremmo cominciare a dimenticare come impostazione. Thanks. But I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Quindi ha preso i soldi per la missione completata. All troopers, we have reports of a fugitive in Jaunted Hope. Move to apprehend. Su tutti gli schermi appare il suo volto, ricercata, attenzione, wanted, quindi la classica cosa un po' in stile GTA, per intenderci.
Lei è costretta a fuggire perché adesso arrivano i vari soldati dell'impero e l'obiettivo diventa fuggi dall'impero, che è apparso sotto alla mia cam in questo momento. Sale sulla nave. Abbiamo visto Use Workbench, quindi c'è una stazione, un banco da lavoro per poter personalizzare, immagino, i vari equipaggiamenti, le armi. Ci si siede e si parte. Mi piace che non ci siano pause, ma le transizioni siano tutte assolutamente fluide. Per una cosa che gradisco tanto, specialmente adesso, sono cose da cui non si può prescindere, secondo me, per dare un taglio moderno alle produzioni. Molto bello il fatto di come... Ecco, questa è la parte che a me piaceva di più, in assoluto. Cioè, uscire dall'atmosfera del pianeta, vedere, vivere questa transizione atmosferica. Con anche una tempistica non troppo allungata, perché se no ti rompi le palle. Però ecco, questo tipo di momento lo trovo molto bello. E molto Star Wars. Cioè, questo era importante farlo così. Ora, il combattimento spaziale l'ho trovato un pelino legnoso. A sensazione, poi magari Padalaman è completamente diverso. Sembra non essere troppo punitivo, con un targeting un po' facilitato. Che ci sta. Che ci sta, perché altrimenti diventa Ace Combat e non vuole esserlo, anche perché andrebbe un po' a rendere l'esperienza frustrante, ma qui, cura per i dettagli, effettistica, se dovessero mantenere questa come qualità, senza downgrade, senza cose, ragazzi, saremmo veramente di fronte a un bel progetto, ma devo dire è la parte più impressionante di tutto. Perché testimonia quanto lavoro, appunto, come dicevo, ci sia nella cura per i dettagli, nell'attenzione a quelli che sono i tratti distintivi più iconici di Star Wars. Anche il fatto che qui non ci siano mai caricamenti, mai cose che vanno un po' a nero per poi tornare, no? Cioè, hanno voluto rendere percepibile e vivibile tutto. Got your new toy. So, where do we go next? Anywhere we want. Questa è un'altra frase molto importante. Dove andiamo, ovunque vogliamo. Io spero che non sia una frase a effetto, ma sia una frase che vuole anticipare la natura stessa della produzione, cioè una produzione in cui tu puoi fare quello che vuoi. Io immagino che ci saranno appunto quest primarie, come al solito, quest secondarie, ma mi auguro che abbiano voluto marcare la parte ruolistica, perché un gioco di ruolo, molto action chiaramente, ambientato nel mondo di Star Wars, sarebbe, secondo me, particolarmente gradito dagli appassionati di Star Wars, ma attirerebbe dentro anche tanta gente che magari Star Wars non l'ha seguito, non è affezionato, quello che vi pare. Ma c'è tanto da poter fare in questo contesto. Ora, conoscendo Ubisoft, conoscendo un po' il tipo di produzioni che sono soliti fare, non mi aspetto qualcosa di parificabile alle migliori scuole ruolistiche della scena contemporanea. Però, se sono furbi, qualcosina in quella direzione faranno, perché potrebbe essere il valore aggiunto a un titolo magari molto action, però per dargli quella profondità che un gioco di Star Wars impone, secondo me. Cioè, qui perderci la componente rolistica in maniera abbastanza presente, non dico super marcata, ma abbastanza presente, sarebbe un peccato. Limitare queste scelte a qualcosa di impercettibile, di facilmente dimenticabile, sarebbe un peccato, perché andrebbe a impoverire tanto la produzione, secondo me. Poi, chiaramente, loro sapranno ciò che è meglio per loro, però, ecco, my two cents, mettiamola così. Quindi, per ora, impressioni positive, è senza dubbio il progetto Ubisoft su cui punterei di più, quello che sembrava avere il potenziale più alto, più evidente, più interessante, più no? Anche insomma, per la licenza di cui è portatore come prodotto, però calma, ecco, eviterei di avere aspettative troppo elevate, perché altrimenti è un attimo poi vederlo peggio di quanto magari non dovesse rivelarsi, ma mantenendo basse le aspettative, o comunque normali le aspettative,
secondo me è quel prodotto che potrebbe stupirci di più e quello a cui secondo me è aggrappato il futuro di Ubisoft. Perché se tirano fuori un progetto interessante qui, potrebbero dare il via a un rilancio, a una controtendenza anche aziendale, potrebbe alimentare un po' più di coraggio, un po' più di desiderio di uscire da quella fottutissima comfort zone da cui sembrano non voler mai uscire, in cui sembrano a tratti un po' imprigionati e ogni riferimento ad Avatar è puramente casuale. Per cui, insomma, ragazzi, questo è quanto. Però aspetto con curiosità di leggere i vostri commenti a riguardo, fatemi sapere. Ne riparleremo chiaramente non appena dovessero esserci novità, è un progetto che voglio seguire così come tutte le cose di Ubisoft perché in questo momento credo che sia l'azienda che in qualche modo può riservare più sorprese, che teoricamente può deluderci anche più di ogni altra, perché ha tanti assi nella manica che potrebbero rivelarsi marci, ma sono pur sempre assi e quindi io li tengo sott'occhio. Per cui ragazzi, io vi saluto. Vi invito come sempre a farmi sapere se ci sono altri giochi su cui vorreste approfondimenti o banalmente la chiacchierata come è stato oggi. Restate sul canale perché appunto arriveranno quelli di Avatar. E no, avrete visto quello di Avatar e vedrete o avrete già visto quello di Assassin's Creed. Insomma, un po' di cose in lavorazione. Credo che ci siano giochi che debbano essere seguiti in questa fase. Per cui segnatemi quelli che più vi interessano. Io da lì anche svilupperò il piano semestrale che ci aspetta. Ragazzi, un abbraccio e alla prossima.